Il progetto degli assi viari della Piana di Lucca non corre il rischio di essere tagliato dai programmi del governo e verrà ufficialmente finanziato dal CIPE nel giro di poche settimane. Lo hanno confermato l'onorevole del Partito Democratico, Raffaella Mariani, componente della Commissione Lavori Pubblici della Camera, e il viceministro ai trasporti, Riccardo Nencini, in occasione del convegno di Villa Bottini dedicato al potenziamento della linea ferroviaria tra Firenze e Pisa. Nei giorni scorsi il governo ha operato una stretta al piano delle grandi opere sul territorio nazionale. I finanziamenti sono stati drasticamente ridotti da 380 a 70 miliardi di euro e alcuni progetti, tra cui l'autostrada tirrenica, non sono più considerati prioritari. Non accadrà questo per l'asse viario nord-sud della Piana di Lucca e per il finanziamento già accordato da 80 milioni di euro. No, assolutamente, non era quella indicazione che ha dato il Rio riguarda l'elenco innumerevole di opere indicate dalla legge obiettivo. Gli assi viari sono sicuramente nella priorità del governo, tant'è che le notizie che abbiamo noi sono che alla fine di aprile, primi di maggio sarà il progetto che avrà raccolto tutte le osservazioni, si spera il maggior numero di osservazioni che nel lavoro fatto dalla provincia di Lucca sono state indicate, sarà passato al CIPE per l'approvazione definitiva, dopodiché l'ANAS dovrà dare il via alle procedure di gara e quindi all'affidamento dei lavori. Se questo cronoprogramma sarà rispettato, i lavori per l'asse nord-sud potrebbero partire prima della fine dell'anno. Nel corso del convegno il presidente della provincia Baccelli ha chiesto un'accelerazione sul progetto. Sono 5 mesi che la provincia ha terminato la procedura di via, ha detto il presidente. Gli ha risposto il viceministro Nencini, assicurando che il comitato interministeriale per la programmazione economica finanzierà ufficialmente l'opera entro la fine di aprile.